Un saluto a tutti da GID, eccoci pronti per una prova dei sensori con il nostro Mini 3 Pro. Andremo a fare una camminata in un bosco, in un sentiero con un po' di discesa, vediamo come si comporta. Ok, andiamo a selezionare il soggetto. Perfetto, andiamo a dargli l'Active Track e il Go. Dovrebbe averci presi, vediamo un po'. Ok, andiamo. Già subito qualche difficoltà qua, si è abbassato. Abbiamo iniziato subito nel difficile. Andiamo. Sono anche rami piccoli e quindi procedo piano per non rischiare. Abbiamo già fatto questo test sia utilizzando il solo drone sia facendoci seguire io e Luca in macchina. Abbiamo incontrato delle piante con delle fronde abbastanza ampie, quindi non c'erano stati problemi. Qua i rami sono molto più piccoli, il sentiero è stretto, cercheremo di non farlo scostare lateralmente perché, come sappiamo, il Mini 3 Pro possiede i sensori ma non quelli laterali ma solamente nelle direzioni alto basso, avanti e indietro, quindi non omnidirezionale ma tridimensionale. Un'altra difficoltà, vedete come si abbassa e ci viene dietro. Qui sono tutte fronde basse. Ok, compie anche dei rallentamenti e delle accelerazioni per seguirci meglio. Quindi cerca di mantenere una distanza costante. Però quando perde contatto lo recupera con una breve accelerazione. Ok, io ogni tanto guardo il monitor, ogni tanto mi giro per controllare proprio anche il percorso che deve fare. Adesso sarà una discesa un po' più impegnativa, più ripida, una curva. Vedremo come si comporterà. Qui ancora delle piante piuttosto basse. Siamo partiti da una quota di circa 3 metri, dopodiché lui si è abbassato intorno ai 2 metri e qualcosa. Ecco, qui è veramente basso. Vediamo cosa succede. Andiamo avanti. Il buco lo trova perché sotto ci può passare tranquillamente. Adesso siamo era un metro da terra, più o meno. Ecco qui la curva è la discesa più ripida. Andiamo. Bene. E qui aggiungo ancora un ultimo passaggio, un po' più ripido, come vedete non è una discesa ma un dirupo, ed ecco che il Mini comunque aggira l'ostacolo e mi segue. Qui è stato girato in un'altra giornata, come potete notare dall'abbigliamento. Un'accelerazione ancora per raggiungermi, un'ultima piantina da superare e voilà, molto bene. Quindi direi test ampiamente superato. Bravo Mini 3 Pro, andiamo. E prima di chiudere vi lascio ancora questa importante informazione. Dovete sapere che prima di compiere questo ultimo tratto che sto percorrendo avevo fatto altre riprese, ma utilizzando il Mini 3 in modalità sport, quindi ho fatto altre riprese veloci. Quando sono ripartito esattamente qui
mi ero dimenticato di riposizionare la levetta in posizione appunto normal o cine e quindi sono andato via tranquillo con il selettore in modalità sport. Fortunatamente il drone però ogni volta che ridecolla, indipendentemente dal selettore, reimposta la modalità normal e questo per me è stato un bel jolly, altrimenti avrei preso la prima pianta disponibile. Un saluto a tutti da Gid, alla prossima sul canale.